Bella a tutti ragazzi, benvenuti o bentornati sul mio canale. Io sono Girvagante, in questo nuovo video, come potete vedere e forse anche sentire, siamo all'EICMA Milano 2022. Siamo in particolare davanti allo stand di Givi, in realtà siamo dietro, ma qui c'era un bel logo pronto per questo video. Bando alle ciance, vediamo cosa hanno riservato di noi gli amici di Givi. Tutto questo dopo la sigla. Questo sarà sicuramente l'area, diciamo, che ci interesserà maggiormente, perché come vedete è pieno di bici e di borse. Vi ho già presentato e riconoscete sicuramente, vi lascio il link al precedente video qui sotto in descrizione, ma Givi non è solo borse da bici, ma anzi è molto altro e in realtà è diventato un brand famoso in tutto il mondo, soprattutto per il mondo motive, per tutti gli accessori, come questi fantastici bauletti che ho davanti e tanti altri gadget che hanno in questo fantastico padiglione che adesso andiamo a vedere. Dunque, prima di passare alla parte interessante sulle bici, spieghiamo un attimo chi è Givi. Ve l'ho già un po' anticipato nel video in cui parlavo delle loro borse da bikepacking, ve lo lascio qui sotto in descrizione. Oggi siamo qui ad EICMA, allo stand ovviamente di Givi, insieme a Paolo. Ciao Paolo, di cosa ti occupi tanto in Givi? Io mi occupo della comunicazione di Givi Bike e di Evic, quindi sono due marchi del brand Givi. Siamo qui anche quest'anno, dopo 45 anni di esperienza di Givi, quindi di storia. Non ieri. Nati ieri. E infatti Givi, accennavi, è un'azienda che ha molta storia alle spalle ed è diventata famosa, diciamo, per quello che fa nel mondo motive, giusto? Esattamente. Givi è partita dall'accessorio paramotore, da lì poi ha iniziato a produrre bauletti, quindi per la mobilità, poi da lì ha sviluppato borse morbide, borse rigide e tutta l'accessoristica che ne consegue per quanto riguarda la moto. Quindi diciamo che il passaggio tra bauletto da moto e borsa da bici è stato abbastanza vicino. Passaggio naturale. Naturale. Diciamo. Nel senso che comunque era una cosa che era nell'aria da tempo, l'idea era quella di fare qualcosa anche per il mondo bicicletta. Ciclismo, cicloturismo, direi che ci siete entrati da un paio di anni, giusto? Esatto. Con il lancio della prima borsa da cicloturismo, la linea da cicloturismo, esatto. E direi che ci siete entrati a gamba tesa. Adesso ci spostiamo direi di là, dalle nostre bici, e vediamo un attimo le borse, le novità, esatto, che portate qui, che state presentando qui ad EICMA e che usciranno con l'inizio dell'anno. Adesso ci spiegherai bene tutto e direi di spostarsi dalla bici, ovvero dalla parte succulenta di questo video. Dunque, qui avete diverse bici allestite con tutte le vostre linee. Quella che vedete là è quella che avete già visto da me utilizzare e ho già dedicato anche un video apposta che vi rilascio qui sotto in descrizione. Quello che presentate, giusto Paolo, di nuovo oggi ad EICMA sono quante borse? Allora, sono quattro modelli, quindi partiamo dalla borsa da forcella, la Carrier. È una fourth bag da 3,5 litri, sempre waterproof. Particolarità è che ha praticamente innestato il nostro nuovo sistema di aggancio che si chiama contatto. Okay. Si può collegare o con le viti in dotazione, quindi con l'innesto in dotazione, o altrimenti se si ha una forcella ammortizzata, diamo in dotazione delle fascette di gomma. Questo è ancora un prototipo, quindi esatto, lo vedete stampato in 3D, però diciamo che l'idea è davvero, secondo me, interessante perché ti permette di togliere e mettere la borsa con tutto quello che hai all'interno davvero in un attimo, senza dover rimuovere fascette, supporti. Esattamente. Davvero molto interessante. Capacità di questa borsa? 3,5 litri. Waterproof come tutte le borse della linea. Veniamo invece, diciamo, alla parte centrale della bici. Abbiamo una top tube, si chiama Picker. La particolarità di questo svuota tasche, chiamiamola, da 1 litro di capacità, è che ha una chiusura feedlock, quindi con una mossa io vado ad aprire e chiudere ed è magnetico, quindi è un gancetto magnetico appunto della feedlock che permette anche con le vibrazioni che ci possono essere sulla bicicletta di non aprirsi. Infatti se io lo tiro in su non si apre, come potete vedere. Esattamente. Poi ci sono le varie fascette in velcro
con la cinghia da attaccare al morso dello sterzo, oppure sempre questa top tube si può collegare con le viti in dotazione. Con le viti, se abbiamo il telaio con la predisposizione. Borsa sottostante invece è, diciamo, una versione direi più piccola di quella che abbiamo già visto nella linea attualmente in commercio. Esatto. E questa quanti litri è? Questa sono 2 litri. Ok, 2 litri, sempre doppio scompartimento, doppio sbaglio. Okay. E l'abbiamo concepita soprattutto per, diciamo, i clienti che hanno la mountain bike, che magari presentano un frame ridotto, quindi un po' più stretto, la possibilità poi di montarla e di non avere problemi. Anche questa si collega con i velcri, ci sono le varie modi per i velcri e le cinghie. Infine, ultima borsa, ultima novità. Esatto. Passiamo alla parte posteriore della bici, direi la mia preferita. Particolarità di questa borsa la vediamo subito, perché abbiamo già visto le due borse davanti, hanno un sistema simile. Qual è? È fondamentalmente l'attacco contatto, quindi il nostro nuovo attacco. Con un pulsante possiamo estrarre la sottosella. In questo modo, veramente con una mossa, riesco a andare a metterla, a inserirla, a toglierla. La borsa si chiama Gateway ed è una borsa da attrezzi, quindi la chiamiamo una tool bag, che sì, però può essere utilizzata anche per viaggi di breve percorrenza, dove io posso inserire una giacchetta. Sì, la giacchetta impermeabile, magari 2 panini. Esattamente. O insomma, cose molto piccole ma essenziali. La capacità di questa, non so se l'abbiamo già detto oppure no. Queste sono 3 litri. 3 litri, perfetto. Quindi avremo 3 litri, 3 litri e mezzo o quelle davanti, quindi 3 litri e mezzo più 3 litri e mezzo se le usiamo entrambe. Esatto. 2 litri, esatto. E 1 litro. E 1 litro. Quindi aggiungiamo non poca capacità in realtà, se sommiamo tutte queste borse alla borsa davanti, esatto, che avete già visto nell'altro video, insomma. Su questa bici in particolare state vedendo un allestimento misto con le nuove borse che vi abbiamo appena presentato e le borse della linea da cicloturismo Experience, cosiddetta, giusto? Esattamente. Tutte quante queste le trovate sul sito e sullo store di GV Bike, mentre quelle nuove dovrete aspettare inizio anno, più o meno febbraio 2023. Ok, comunque potete farvi il regalo di Natale un po' in ritardo, dai. Esatto. Detto questo, io non vedo l'ora davvero di provarle, di testarle, e quindi state connessi. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi anche quest'altro appuntamento, e seguitemi su Instagram e mi raccomando seguite anche GV Bike. Date un'occhiata anche al loro store, perché forse è davvero molto interessante. Saluto. Ciao. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!